Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono qui con un altro video di Call of Duty Ghost e ne ho già fatta una prima di partita. L'ho dovuta cancellare perché mi stavo veramente incazzando come una bestia. Ho trovato merde dopo merde, cioè merde su merde, anzi, merde su merde, tutti in quei cazzo di angoli. Puttana Eva, anche su Strike Zone. Si mettono a campare anche su Strike Zone, veramente. Un'oscenità, io non so come descriverle a queste persone. Ci vuole la punizione divina di Zeus a questo punto, non so che dire. E quindi, ragazzi, io direi di partire subito facendone un'altra, perché io, sinceramente, mi sto rompendo i coglioni di queste persone. Stanno rovinando questo gioco, anzi, l'hanno rovinato già dal lancio. Ovviamente, io non vedo l'ora che esca Titanfall per non so se definitivamente mollare questa merda. Io mi sono rotto i coglioni, non perché il gioco è una merda. Il gioco è il solito Call of Duty, mi piace, è divertente, non è male, ma le persone che ci giocano, ragazzi, ogni anno peggiorano le cose. Io purtroppo sto prendendo la fiducia nella Treyarch, nella Infinity, nell'Activision, perché fanno cagate, cazzo, fanno questi generi di mappe che sono predisposte per giocatori sleali e che ovviamente. Queste mappe pullulano di merdacce come di questo genere. Io non so che dire, ragazzi. Purtroppo mi tocca andare avanti. Sì, riuscirò a vincere qualche partita, ma molte volte vinco le partite molto difficilmente col fatto che devo morire molte volte, tipo sulle 14 volte. A me prende i coglioni fare 30-14. Io solitamente mi voglio tenere sulla prima cifra, cioè sotto le 10, esatto, 9. 9 è il massimo. Ragazzi, partiamo subito, andiamo a farci una tutti contro tutti. Allora, ragazzi, allora, siamo qui con l'M-Tar, andiamo qui. Ah, si è iniziata la partita, perfetto. Allora, come avete potuto vedere dallo spawn, ovviamente, ce n'è uno qui alla mia sinistra. Giusto vedere gli avversari così. Eccolo lì. Oh. Olè, primo sangue zio curra. Siamo zitti. No, guarda un po', Mikigan 2. Sentite un altro, è qui. Bravissimo! 3! E 4! Le coltellate falsissime di Call of Duty! Ah, comunque, ragazzi, mi stavo scordando di dirvi che io sto giocando molto a tutti contro tutti. Sapete perché? Perché almeno qui gli spawn sono fatti alla cazzo ed è giusto che siano così, sinceramente. Però, cioè, è l'unica modalità che ha gli spawn fatti bene, per modo di dire. Sì, credici, c'è chi no, farlocco, va. Allora, non c'è nessuno. Cioè, devo chiamare il cane. Cagnolino, eccolo qui. Se mi fai mettere il SATCOM, grazie, SATCOM ok. alleato attivato. Andiamo qui. SATCOM Dove alleato cazzo è finito lo neutralizzato. stronzo? Keegan, no! Non mi dovevi distruggere il SATCOM! Allora, dov'è cazzo? Ma dai, ma che cazzo! Fottuti vermi! Siete dei fottuti vermi! Ecco, da abolire anche il cecchino qui. Da abolire il cecchino. Ci vogliono solo i cecchini di. Ma qua! Ma perché? Ma io mi chiedo perché! Perché siete fermi, cazzo? Dai! Ma vi do una mano io! Vi faccio una scuola! Vi insegno come giocare a sto gioco! È una cazzata! Ma cosa vuoi fare? Ci metti 30 anni solo a mirarmi. Tutto il rincoglio. Basta, io non ci credo. SATCOM alleato attivato. Io non ci credo, veramente. Quando vedo cose del genere mi scende la tristezza al cuore. Mi viene un infarto tra un po' per trovare gente così. Eppure, ragazzi, veramente, ci vuole veramente poco. SATCOM alleato Che neutralizzato. strano. Ci sono così tanto il SATCOM lì. Ma ce ne sarà uno qui. Guarda, non. No, strano. C'è nessuno. Andiamocene via. Ci vuole poco poi. Ci vuole molto, ragazzi, anzi, a muoversi, cazzo. Una camminata non fa mai male. Che schifo di mira. C'ho ancora le mani fredde, ragazzi. Ce n'è qui su. No, è qui. Sì. Ci hai creduto 3 volte che mi ammazzi. È Cristo! Ma dove. Un colpo! Nemico localizzato. Oh, basta. Oh, Keegan, ti ho detto che sono solo io, Keegan, vero? Basta. Qui, Keegan, non ci sei, Keegan. Ovviamente lì c'è il.
Qui non c'è nessuno, quindi sarà qui. No, qui, neanche. Neanche, 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 andiamo qui. No. Ma io non ci credo che la gente è veramente così merdosa. Si mette a lanciare anche i razzi. I razzi, cazzo, i razzi! La tristezza! Ma vergognatevi! Quelle armi non dovrebbero essere bandite, invece c'è gente che la usa come se fosse un'arma principale. Olè. Però ce l'ha azzeccato per il punto. E salta, cazzo! Mica coltellato, dovevi saltare e andare via! Non c'è nessuno, che... Che cazzo, ma quante bombe ha sta merda? Oh, finito, ma cosa... C'è nessuno, quindi sicuramente arriva da qui. Uè, zio, tutto bene? Ok, vai così. Perché c'è gente che ovviamente gira col Panzerfaust, come cazzo si chiama, quella merda. Ma guardate sta merda che aspetta lì. Satcom nemico localizzato. Cioè che poi si campera alla fine, non è che aspetta, si campera. E un'altra cosa. Sì, ci hai creduto tre volte anche tu, nuovamente. Nella tua vita... E dai! Ma da dove ne esci? Cani cazzo randagi! Cani randagi, ma va a cagare! Oh, hai rotto i coglioni tu con questo lancio... Eh sì... Ma ci hai creduto anche tu. Cioè, ovviamente la gente crede in tutto. Pensa veramente di poter battere chiunque. Tu, zio, dove stai andando? Dove stai andando? Sì. Ovviamente. Gente che si campera sui tetti. Vabbè. Ce ne sarà uno lì. Ovviamente non vado neanche a prendere. Ci sarà una bomba qui. No. Strano. Strano. Dove stai andando, stronzo? Spiegami dove stai andando. Bello, cammino tutti così. Ragazzi, così tutti camminano, guardate. Così, piano, piano. Ditemi che gusto c'è. Vabbè. Sono solo loro. Io sono allibito dalle persone, guardate. Guardate questo, mi stavo aspettando. O comunque era fermo lì a... Ah, via, via, via. Alleato neutralizzato. No! Cazzo, la coltellata non mi è entrata! Vaffanculo! Guarda che bravissima shot, bitch, stronzo! Bravissimo! Ok, ce n'è uno qui. Cazzo! Bomba di merda! Le vostre bombe artigianali non mi fanno paura! Vaffanculo, sì! Ok, chiamato 29-7 ragazzi, ultima. Ultima ho vinto, dai. Ultima ho vinto. Andiamo. Allora, l'ultima è qui. L'ultima è qui. Andiamo, andiamo. Così va bene, ragazzi. Così va bene. 37. Ve l'ho detto, ragazzi. Comunque, è solo questione di gente, di come gioca la gente. Come avete potuto vedere, se si camperano 1-2, la partita può girare. Può girare perché... Perché c'è il ricambio, poi trovate un camper, magari riuscite a ucciderlo, la seconda volta non ce la fate, ma poi trovate altra gente che si muove, che non rimane ferma in un edificio, e quindi la partita diventa più scorrevole, più frenetica. Ma se, ovviamente questa cosa non c'è sempre, usciamo ovviamente, questa cosa non c'è sempre su Call of Duty Ghost, è molto più presente su Titanfall, dove lì sei obbligato a muoverti, perché non sai se troverai mai umani o bot. E poi ovviamente c'è anche il Titan, che lo vorreste guidare e girarvene in giro per la mappa, quindi c'è molta più frenesia lì. Io ovviamente faccio un paragone tra Titanfall e Call of Duty, perché Titanfall, diciamo, è un Call of Duty futuristico, con Titan. Magari dove certe cazzate tipo abbassarsi tutto di botto ci sta, anche se ovviamente sui gli umani... Non si possono abbassare tutto, ma è come su Medal of Honor T1 Edition, quello del 2010, che si possono abbassare solo a mezze... cioè, abbassare di poco, non coricarsi totalmente per terra. Quindi da Cura 90 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E mi dispiace tanto di non aver caricato la partita precedente, perché veramente era ingiocabile, c'era veramente gente sleale.
Niente ragazzi, spero che sì, questo problema si risolva il prima possibile, o magari qualcuno di questi, un bel gruppetto di almeno 10.000 persone, se ne vada via da Call of Duty o venga bannata. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!